75 anni fa il diritto di voto alle donne, una conquista che fin dall'Unità d'Italia era stata sempre osteggiata. Maria Lepri. Emozionante, sì. Quel diritto di voto, concesso dal governo Bonomi su proposta di Palmiro Togliatti e Alcide De Gasperi, fece battere il cuore a più di una donna. Ma non quell'emozione che era stata negli ultimi decenni considerata come uno dei tanti difetti femminili, tanto da sconsigliare la loro partecipazione al voto, troppo emotive, troppo inconsapevoli. No, era l'emozione di poter finalmente contare qualcosa, il giusto. Il suffragio universale era stato considerato pericoloso, un pregiudizio, diremmo ora, bipartisan. Giovanni Giolitti nel 1912 lo aveva definito un salto nel buio. Quante cose cambiarono in quegli anni? La guerra le aveva viste protagoniste, nel tenere unite la famiglia con i mariti al fronte, nella lotta partigiana, nel lavoro in fabbrica. Anche il Papa Pio XII pensava che ormai fosse giunto il momento. Il decreto fu pubblicato il 1 febbraio 1945. L'esordio delle donne alle urne arrivò con le elezioni locali tra marzo e aprile del 1946 e il 2 giugno le donne parteciparono a un voto di importanza storica, il referendum tra monarchia e repubblica e l'elezione dell'Assemblea Costituente. La partecipazione al voto dell'altra metà del cielo superò l'89%. Ed ora un film di guerra tratto da una